Guardo, quarto film, terzo con Marco, l'hai fatto diventare addirittura principe di Roma. Capisci? Fatto carriera da Babbo Natale a Principe di Roma. Beh, era meglio Babbo Natale, almeno volavo. Si gioca molto con, anche con le leggende romane, no? Sì. È un aspetto molto interessante. Non moltissime sono conosciute, alcune sì, alcune no. Ce n'è una in particolare che vi perseguita e che amate particolarmente. Io, se ne parla nel film, io sì, da te, dalla più tenera età, e questo testimonia evidentemente un'infanzia abbastanza Turbole, cioè, discutibile. beh, sì, discutibile, ecco, più che Ero turbole. fissato con Stagioni di Collalto, di cui si parla nel film, Certo. perché è vero che in questa chiesa venivano seppelliti Morti i ammassati. condannati a morte di Roma, e c'è tutta una serie di leggende intorno di cui si parla anche nel film, quindi in qualche modo Che lì mi sono vagano. legato con una soddisfazione personale. Marco? Non mi ricordavo la domanda, però. No, ho capito, no, era bella, era talmente C'è una bella. leggenda a cui sei Ma legato? come no, la leggenda a cui sono legato? No, ma ecco, molte non sono stagioni di Collalto, sì, morti ammassati ce ne stavano troppi, e allora non vagavano, vagano, no, belle leggende, mi piace farci il film, ma non ci penso a queste Il principe di Roma, ma chi sono oggi i principi a Roma? Ahia. Ma bisogna vedere che significato si dà alla In senso definizione. negativo ce ne Anche sono no, positivo, fermo. però è anche positivo, Sei anche positivo. partito. Sono No, i partito male. principi di Roma, ma non so, No. ci vuole carisma per far sì che io possa definire principe. Poi sei principe, per cavoli tua. Ci sono tanti sudditi a Roma, purtroppo, Ah, pochi, e pochi ammassati, restavo principi. nella romana, sì. Serve qualcuno o serve a qualcosa, come dice Agnelli. Ci sono delle presenze, no, che tornano chiaramente, Papa Borgia, Mamma Battistone senza mia, barba, clamoroso, ma c'è un fantasma in sesso barba. particolare a cui vorreste stringere banalmente la mano? Non lo so, del passato, una figura del passato. Beh, povero Giordano Bruno, insomma, diciamo che è stato abbastanza sfortunato. Io poi ci passo spesso a Campo dei Fiori, quindi lo vedo e in qualche modo ho voluto recuperare proprio quella postura della statua. Lui si presenta per la prima volta a Bartolomeo in quella stessa posizione. Quindi Ah, io vorrei direi ricordare questo Savonarola, genio se a... lo dice Giornabrino dico Sì, ma Savonarola, non è un comunque. fantasma romano, quindi Che me frega se è No, romano. no, ma per forza Cazzo deve romano. essere romano per forza. No, no, la volta a Roma arrivava, qua era Aragosto, qui stava Parioli. E qua cazzo già, vabbè. Da fuori. Roma è da poco era fuori, cioè Roma era Roma, era un paese. A proposito di Roma, chiaramente la cinematografia romana, i film ambientati a Roma sono sconfinati, ma ce n'è uno più degli altri che secondo voi rispecchia perfettamente la città? Ma I film, ce ne sono anche, tanti, sì, certo. Ce ne sono beh, che tanti. rispecchia la città, è sempre la visione che uno ha della città, non lo so. Vabbè, a parte dei soliti, insomma, che uno gli viene in mente, no? Magni, eccetera, ma non lo so, non lo Ti posso so. dire una cosa La città che vedi tu, in capito? controtendenza, lasciamo perdere i film La in banda del costume, gobbo, i film in costume, adesso che La diceva, dolce vita, che è un film meraviglioso totalmente che inventato. racconta la Roma degli anni 50, la La Roma Roma di che non c'è mai Flaiano, di stata. Fellini. No, c'era, è No, che adesso ce la siamo no, dimenticati. no. Dicono che non è mai esistita, non fosse mai esistita, che sarebbe inventata Fellini Poi la tutto versione. Magni, ma ci sono tanti film, anche per esempio io adoro Aldo Fabrizi, Perché comunque andava in tutti i film. accesso, invece sulla dolce vita non si vede nessuno che va al bagno, Bene. capito? Comunque, eh sì, ma è una grossa. Lui ha capito, vedi?